Ciao, benvenuti sul canale di Grazia Bottazzoli. Iscrivetevi al mio canale, condividete questi tutorial, cliccate sulla campanellina per gli aggiornamenti, su mi piace e lasciate un messaggio. Oggi faremo il tutorial di questo bracciale in crochet. E questo è il bottoncino che andremo a finire e terminare il bracciale. Ve lo faccio vedere meglio. Questa è la chiusura che andremo a realizzare. Con questo filato molto luminoso. E questi sono i cristallini da 4 mm. Da una parte è stato realizzato in questo modo e dall'altra parte, da questa parte, è stato realizzato così, prendendo dentro il cristallino. Questo è il davanti e questo è il dietro. Trovo molto carino, molto semplice anche da realizzare con questi cristallini da 4 mm colorati che si notano bene sull'argento, sul colore argento, e con questa chiusura. Ma adesso andiamo a vedere i materiali che occorrono e poi andiamo avanti realizzando il tutorial. I materiali che vi servono per realizzare questo bracciale è questo filato. Colore argento. Poi vi serviranno un cristallino da 6 che serve per fare la chiusura e 14 cristallini, che è la misura del bracciale. Andremo a utilizzare un uncinetto da 1,50. Iniziamo il bracciale. Iniziamo il bracciale, andiamo, io lascio sempre un pezzo di codina perché poi andremo a bloccarla. Andiamo a realizzare un nodino. E 3 catenelle. Abbiamo realizzato un nodino 3 catenelle, andiamo a realizzare un'altra catenella per un totale di 4 catenelle. Prendiamo il cristallo da 6 mm e lo blocchiamo con una catenella. Adesso iniziamo il lavoro. Noi adesso abbiamo fatto questo, abbiamo praticamente bloccato il cristallo. Adesso andiamo a realizzare il lavoro. Una catenella prendiamo un cristallino, lo posizioniamo sotto al lavoro, lo andiamo a chiudere con una catenella. 3 catenelle. Mettiamo il filo sull'uncinetto, entriamo nel cristallino e andiamo ad eseguire 6 punti alti. Andiamo
Il filato che io sto utilizzando è 0,4 mm, ma voi potete benissimo utilizzare anche filato un po' più grande, da 0,5 o da 0,6. Fino a 0,6 mm vi entrano nei cristalli da 4 mm. Mentre se utilizzate un filato più grande, ad esempio questo che è da 1 mm, dovete utilizzare cristalli da 6, 8, 10 mm, cristalli più grossi. Più il filato è grosso, più dovete utilizzare i cristalli di grandezza maggiore. Andiamo avanti. Abbiamo eseguito 6 punti alti entrando nel cristallino, una catenella, prendiamo un cristallino, lo posizioniamo sotto e lo chiudiamo con una catenella. 3 catenelle, che sarebbe il primo punto alto. Adesso dobbiamo entrare nel cristallino e dobbiamo andare ad eseguire un totale di 6 punti alti. Abbiamo già eseguito 2 punti alti, andremo ad eseguire altri 4 punti alti per un totale di 6 punti alti. Una catenella, prendiamo un cristallino, lo posizioniamo sotto e lo chiudiamo con una catenella. 3 catenelle, entriamo in mezzo al cristallino e andiamo ad eseguire un totale di 6 punti alti. Il primo punto alto è quello composto da 3 catenelle. In questo modo stiamo facendo la metà parte del bracciale. Andiamo avanti, una catenella, prendiamo cristallino, lo posizioniamo sotto e lo chiudiamo con una catenella. 3 catenelle, che equivale al primo punto alto. Entriamo in mezzo al cristallino e andiamo ad eseguire un totale di 6 punti alti. In questo modo. Una catenella. Prendiamo un cristallino, lo posizioniamo sotto, in parte così, mettiamo il filo sull'uncinetto, chiudiamo il cristallino con una catenella. 3 catenelle, che equivale al primo punto alto, entriamo nel cristallino e andiamo ad eseguire altri 5 punti alti per un totale di 6 punti alti, compreso le 3 catenelle. Una catenella, prendiamo un cristallino, lo posizioniamo sotto, lo chiudiamo con una catenella. 3 catenelle, le 3 catenelle equivale al primo punto alto, entriamo nel cristallino, andiamo ad eseguire 5 punti alti, compreso le 3 catenelle. Abbiamo così e dobbiamo eseguire un totale di 6 punti alti. Una catenella, prendiamo un cristallino, lo posizioniamo sotto,
Mettiamo il filo sull'uncinetto e chiudiamo con una catenella il cristallino, 3 catenelle. Entriamo nel cristallino e andiamo ad eseguire un totale di 6 punti alti. Andiamo avanti così, andando ad eseguire per tutto il giro. Adesso voi andate avanti e terminate la metà del bracciale. Io mi fermo qui, vi faccio vedere adesso come eseguire la chiusura. Poi vi farò vedere come andare avanti dall'altra parte. Voi andate avanti finché raggiungete la lunghezza del bracciale. Andiamo ad eseguire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Quando fate le catenelle, chiudete e misurate se io ho utilizzato un cristallo da 6 mm, quindi 8 catenelle mi servono per eseguire la chiusura. Se voi utilizzate un cristallo da 8 mm, vi occorrono più catenelle. Abbiamo fatto le catenelle, adesso chiudiamo il cerchio. Entriamo nella prima catenella, in questo modo, prendiamo il filo, entriamo e rientriamo. Una catenella, entriamo nell'arco e andiamo ad eseguire dei punti bassi. Un totale di 15 punti bassi. Andiamo a chiudere a cerchio entrando nel primo punto che abbiamo eseguito prima. E chiudiamo con un punto bassissimo. Una catenella, rientriamo nel cerchio e andiamo ad eseguire punti bassi. Entriamo, un punto basso e così via. Prima abbiamo fatto 15 punti bassi, quindi qui sono 15 punti bassi. Adesso modo, adesso chiudiamo entrando nella prima catenella, prendiamo il filo, entriamo e rientriamo. Così abbiamo fatto la chiusura. Adesso noi abbiamo lavorato da questa parte e dobbiamo andare a lavorare da quest'altra parte. Quindi facciamo in questo modo. Terminata la chiusura, dopo aver chiuso la chiusura, entriamo nella prima catenella che si trova qui e andiamo ad eseguire un punto bassissimo. In questo modo abbiamo bloccato la chiusura con la lavorazione.
Mettiamo il filo sull'uncinetto, entriamo nell'arco e andiamo ad eseguire 3 punti alti. In questo modo abbiamo eseguito 3 punti alti da questa parte. Spostiamo. Mettiamo il filo sull'uncinetto, spostiamo il cristallino e andiamo ad eseguire 3 punti alti entrando nello stesso Abbiamo così eseguito 3 punti alti, abbiamo spostato il cristallino e gli altri 3 punti alti li abbiamo eseguiti in parte. Mettiamo il filo sull'uncinetto, entriamo nell'arco successivo, questo qui, e andiamo ad eseguire 3 punti alti. In questo modo mettiamo il filo sull'uncinetto, spostiamo il cristallino, entriamo nello stesso arco e andiamo ad eseguire 3 punti alti. In questo modo, vedete, ci sono 3 punti alti da un lato e 3 punti alti dall'altro lato. Mettiamo il filo sull'uncinetto, entriamo nell'arco successivo e andiamo ad eseguire 3 punti alti. Mettiamo il filo sull'uncinetto, spostiamo il cristallino, entriamo nello stesso arco e andiamo ad eseguire 3 punti alti. E si va avanti in questo modo. Vi faccio vedere meglio. Questo è il primo giro. Questo è il primo giro di archetti che abbiamo fatto. Abbiamo fatto i 6 punti alti in ogni entrando nel cristallino e poi siamo andati avanti. Abbiamo eseguito la chiusura e poi da questo lato abbiamo invece fatto 3 punti alti a destra. Abbiamo spostato il cristallino, abbiamo fatto 3 punti alti dall'altra parte, come potete vedere, vedete? Questo è il giro che abbiamo fatto prima e sono i 6 punti alti, mentre questo qui sono i 3 punti alti che abbiamo fatto, abbiamo spostato il cristallino, siamo entrati nello stesso arco e abbiamo fatto gli altri 3 punti alti. E questo è il bracciale che abbiamo appena realizzato. Io lo trovo molto bello, molto carino. Anche questo modo di chiuderlo lo trovo molto bello, come potete vedere, guardate. Vedete? Molto bello. Anche indossato, come potete vedere, è molto carino, molto fine. Il tutorial è così terminato. Ciao al prossimo video!